Ok, vai. Vabbè, grazie Michele, grazie sempre di tutti. E iniziamo questo terzo incontro. Un incontro che comunque nasce per un'esigenza di vederci e di capire un poco, però devo dire che sta prendendo un piede particolare, quello della formazione anche tra di noi. Certo, siamo anche a Natale, per cui noi vorremmo anche che ci fossero i saluti, che ci fosse questo ben. Vediamo, poi anche per questo l'abbiamo messa alla fine la lezione di Lipira, perché così speravo che ci fosse pure Libra, che mi ha promesso che sarebbe connesso per fargli gli auguri di 50 anni. Certo, ben vengano per lui. Io direi di iniziare il più presto possibile. Per quanto riguarda l'Amici Nazionale, sappiate che l'anno 21 ci sono le elezioni. Loro hanno stabilito dopo Pasqua, credo il 22, il 24, forse saranno addirittura a Roma oppure ad Ascoli, ma penso che prevalga a Roma. Hanno pensato di invitare il Papa, Mattarella, però non so, mi pare che è troppo precoce per fare, anche perché non sappiamo niente di questa cosa del Covid, insomma. Dico, noi come Sicilia mi pare che abbiamo fatto una bella attività. Il fatto stesso di vederci è un buon segno. Questo non è una cosa da poco. Certo, è stato uno sforzo, ma è stato anche un desiderio, perché alla fine non è stato così impossibile. Credo che l'anno 21 veramente, a prescindere dal Covid, sì, Covid no, solo cose buone potremmo fare. Poi, per carità, alcune sezioni saranno più avanti, altre meno avanti, ma chi se ne frega. È interessante, diciamo, stare assieme, condividere, avere un progetto. Dico, questo è indubbio. Parlavo l'altra volta con Giuseppe Piccolo, che lui diceva che nella sua realtà un po' più piccola, ma non piccolissima, comunque diceva voleva condividere con noi di Palermo un programma comune. Dico, poi che ben venga, potrebbe essere anche un'idea, però dico una cosa che si vedrà magari strada facendo. Magari la realtà più grande, quella di Agrigento oppure di Cefalù. A proposito, Cefalù non vedo nessuno. E Zafonte era la Zafonte, diceva lui, mi pare, no? Zaffonte, sì, Non è c'è. molto attivo. E, dico, hanno un programma loro, si vedono anche, so che anche Parisi è molto attivo nella zona, dico questo sì. L'Amici Nazionale mi ha stringato per quanto riguarda i tesseramenti, chiaramente ognuno fa il suo ruolo, è giusto che si debba fare, anche un minimo, dico, è giusto che debba risultare, perché così funziona, anche perché per via delle elezioni. Non lo so, fatemi vedere anche qualche altra idea bella, anche per la loro avventura, dico, sarà sempre occasione di crescita di tutti. Insomma, io lo ringrazio a Guido Berlingheri, perché con questa cosa dei trapianti, anche il suo fare paterno, mi pare che ci guida abbastanza bene, insomma, su. No, Mi pare sempre troppo vecchio. ma ti pare che, come dice, Ma non magari è che le do. ho i capelli bianchi, ma ho lo spirito giovane. Ma questo non c'è dubbio, guarda, Aiuta Guido, non c'è molto. dubbio. Infatti ti fai volere bene, guarda, credimi. È Grazie, come se ci conoscessimo da sempre, su questo non c'è dubbio, guarda. grazie. Questo mi commuove. No, ma lo dico col cuore, Beh, non grazie. l'avrei detto, lo sai, figurati. Io avrei una proposta. Se i vari presidenti organizzano delle riunioni, delle elezioni per la propria sede, potremmo condividerla anche così telematicamente tutti quanti. Lo so, Giuseppe, non è tanto facile, vedi, perché ci sono i numeri, la piattaforma, dico, è un'idea, però dico, non è così facile come tu possa pensare. Potremmo utilizzare Facebook, così come abbiamo tentato di farlo con le riunioni che noi abbiamo fatto. Quindi bisogna un poco prenderci la mano e migliorarci, diciamo. Quindi, ma pensiamoci, c'è chi è più esperto, chi è Mi sa meno che Giuseppe sul serio avrà questo ruolo, guarda, visto che. esperto. Io no, Ho ciao Camilla. capito che di aver individuato una persona. Mai parlare, Giuseppe, mai parlare. È vero, Michele. A proposito di Michele, guarda, lui fa, l'ho scritto l'altra volta nella chat, chi volesse seguirlo, il venerdì lui fa una bella catechesi, ma è anche abbastanza organica. Insomma, chi volesse seguirlo dei soci,
insomma, a prescindere dall'AMICI, credo che sia un'opportunità. Dico, è aperto a tutti il collegamento, quindi chi vuole si può connettere senza problemi. Poi i pensieri della chat sono interessantissimi quotidianamente, ma molte volte molto anche azzeccati rispetto a quello che sentiamo noi giorno per giorno. Va bene, dai, Michele, bene. Iniziamo perché poi... Sì. Prego, professore, mi dica lei quando vuole che mando, che mandi la... Io sono pronto, quando lo dite voi. Mando già direttamente? Sì. Ok. Ditemi se lo vedete, datemi un feedback. Sì, benissimo. Sì, volendo, si vede. Bene, allora io vi saluto, vi ringrazio per questa attenzione che vorrete stasera indirizzare su quanto io sto per dire. Però non vorrei annoiarvi perché si tratta di un insieme di numeri, non di numeri, di aspetti clinici, di criteri di valutazione che potrebbero annoiare. Però bisogna conoscerli. Se si vuole diventare esperti del settore, questo che vi sto dicendo io bisogna conoscerlo. E cominciamo dalla cosa più semplice, quella della definizione del trapianto, che come vedete nella prima diapositiva consiste in questo inserimento di questo organo nell'organismo di un uremico. Io parlo di trapianto di rene perché è la mia materia, ma questo può valere anche per il fegato, per il cuore, per altro. E per quando si parla di trapianto è questo inserimento anatomo funzionale nell'organismo di un soggetto epatopatico, uremico, eccetera, che si chiama ricevente, di un organo che viene da un altro individuo che è il donatore. Quindi abbiamo un donatore e un ricevente. Il trapianto, l'organo trapiantato di qualunque organo si tratti, è in grado di ripristinare globalmente la funzione cardiaca, renale, polmonare, eccetera. Ma nel caso renale ripristina la funzione sia escretrice che endocrina e corregge gran parte delle alterazioni extrarenali della patologia del sopravvissuto uremico. Voi le sapete questo, il paziente uremico soffre di anemia, soffre di acidosi, soffre di alterazione del metabolismo calciofosforo, è iperteso, quindi ha tutto un insieme di patologie. Il trapianto renale moltissime di queste le modifica. E quindi il trapianto rappresenta il trattamento ottimale perché è l'unico diciamo, capace di riabilitare il paziente dall'uremia. Quello che io dico quando si trapianta un essere umano ripristina la sua normalità funzionale, organica, e quindi ritorna a una nuova vita. Penso che tutti noi abbiamo avuto esperienza con i trapiantati e vediamo che personaggi sono, perché non riescono mai di ringraziare quell'anonimo che ha deciso, senza conoscerlo, di destinare i propri organi per fare ritornare a nuova vita un essere umano. E la nomenclatura nell'ambito dei trapianti, vedete, prevede questa definizione. Isotrapianto, penso che tutti lo sappiamo, l'isotrapianto è quando il donatore e il ricevente hanno la stessa struttura genetica, quelli che sono i gemelli monocoriali. Poi c'è l'allotrapianto, che è quando lo scambio dell'organo avviene fra individui che appartengono alla stessa specie, ed eterotrapianto o xenotrapianto, quando questo trapianto avviene fra animali differenti. Parliamo noi della scimmia, ma è stata abbandonata, o del maiale. Il maiale potrebbe essere fatto, questo xenotrapianto, soltanto che ancora la scienza non è riuscita a trattare quelle che sono le virosi o le infezioni che vengono dal mondo animale e che potrebbero essere trasmesse all'uomo. Andiamo avanti. Poi c'è un'altra definizione di il trapianto eterotopico e ortotopico. Eterotopico è quando il rene viene allocato in una sede che è differente da quella sua naturale. Per esempio il rene sappiamo che sono situate ai lati della colonna vertebrale sotto diaframmatica fra la dodicesima e la terza quarta lombare, e quando si trapianta il rene non viene mai allocato nella sua sede naturale, ma viene messa in un'altra sede che è quella da iliaca, la sede iliaca, lo sappiamo tutti questo. Però ci può essere un trapianto ortotopico quando l'organo viene impiantato nella sede circostante alla sua sede naturale. Avanti. E un'altra cosa che dobbiamo conoscere è che può essere la donazione degli organi da vivente o da cadavere. Da cadavere però è importante sottolineare questo, averlo sempre presente, che i reni vengono prelevati, i reni o gli organi, quando sia stata accertata la morte. Questo è un dato fondamentale. Io vorrei organizzare una serata con qualche esperto
di morte cerebrale, di diagnosi di morte cerebrale, perché è fondamentale. Molta gente non riesce a capire come si possono prelevare gli organi da un cuore battente, da un soggetto del cuore battente, ma se conosce bene la morte cerebrale si renderà conto che quella persona è già un cadavere, anche se il cuore continua a battere. Da donatore vivente, quando il trapianto viene dato da un donatore che è geneticamente compatibile con il ricevente, questo generalmente a livello intrafamiliare. Sì, esiste tutta una ricca collezione di decreti, legge per quanto riguarda il trapianto. Io ve l'ho la donazione dei trapianti, ve l'ho riportata qua, sono parecchie, ce ne sono qualcuno ancora manca, però quelle più importanti sono quelle del 67 che parlano di donazione da vivente, poi c'è quello del 78, del 93, la legge 578 sulla diagnosi di morte cerebrale. Ancora una legge importante, quella del 1 aprile del 99 sul silenzio assenso, e poi ci sono quelle sulla dichiarazione di volontà che io vi presenterò nelle diapositive successive, ma importante è stata anche quella del 2018 che riguarda i soggetti HIV positivi, perché mentre prima era proibita assolutamente di trapiantare gli organi provenienti dagli HIV positivi, ora si possono trapiantare però a quelli che sono HIV positivi soltanto. E poi un altro dato nuovo che potrebbe aprire anche orizzonti nuovi, è quella della donazione del cadavere a scopi scientifici. Vedete, è la legge del febbraio del 2020, perché si è parlato in molte nazioni, è possibile averlo, perché questo potrebbe aiutare anche la scienza ad evolvere nelle conoscenze, diciamo, sulle patologie dei vari organi. E per introdurre il tema che io vorrei trattare stasera, che è quello dei criteri di selezione, deriva da che cosa? Da queste domande che spesso ci pongono tutte le persone quando teniamo conferenze, ce le pongono gli studenti, ce le pongono i colleghi, ce le pone la gente così, diciamo, non medica, non nell'ambito sanitario, cioè che caratteristiche devono possedere il donatore per ricevere l'organo e il ricevente, cioè il ricevente per ricevere l'organo e il donatore per darlo. Cioè non è che tutte le persone che dichiarano di poter donare l'organo lo possono donare, o tutte quelle che vogliono essere trapiantati possono essere trapiantati. Questo si stabilisce attuando i criteri di selezione, sia del donatore che del ricevente. E avanti. E questi criteri di selezione comprendono un insieme di atti preliminari che servono per valutare sia la idoneità al prelievo dell'organo del donatore, ma anche per includere il paziente nella lista di attesa. Vedete, noi dobbiamo fare che cosa? Sì, garantire da un lato il prelievo dell'organo da chi vuole donare l'organo, dall'altro lato il diritto di ricevere un organo da chi lo deve ricevere, però non dobbiamo combinare guai. E queste ora li vedremo quali sono i rischi che si corrono quando i criteri di selezione non vengono per essere rispettati. Avanti. E i criteri proprio di selezione, ecco questo io lo voglio sottolineare e ribadire, servono ad assicurare un'ottima riuscita del trapianto e il minimo rischio per la salute del ricevente. Perché vedete, chi dona l'organo, se è da vivente, deve essere anche garantito, ma se è da cadavere, ormai il cadavere ha perso le sue connotazioni, però chi riceve l'organo deve anche essere riparato da qualunque altra complicazione derivante da una mancata osservazione di questi criteri di selezione. Avanti. Vediamo quali sono i criteri di selezione del donatore cadavere, poi vedremo quello del vivente e poi del ricevente. Vediamo questo del cadavere. Vedete, là il problema del consenso alla donazione degli organi da cadavere viene dalla legge che vi dicevo del 31.3 del 99, che dice questo, e qua su questo noi possiamo anche dare qualche contributo. Tutti i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti nel proprio corpo successivamente alla morte. Questo è un concetto che viene sempre ribadito e sottolineato, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione. Questa legge, che doveva risolvere il problema del silenzio assenso, purtroppo non ha sortito gli effetti desiderati. Poi voi lo sapete, e lo vedremo ora nella diapositiva successiva, perché una legge, c'è voluto un'altra legge, questa più recente, del 19 novembre 2015, per stabilire bene come si può fare la dichiarazione di volontà. Perché la legge del 99 ha fallito, se voi vi ricordate, tutti lo ricordiamo,
a un certo punto, che cosa, dopo il 99, è comparsa nella buca delle lettere questo cartoncino che voi vedete nella diapositiva in alto a destra, che era quello per dichiarare il proprio assenso alla donazione o contrarietà alla donazione degli organi, come dettato dalla legge del 99. Però che è successo? Nella legge diceva che il cittadino al compimento dei 18 anni doveva esprimere la sua volontà di donare oppure il suo rifiuto a donare, ma doveva essere avvertito con una raccomandata, perché doveva essere sicuro che questo messaggio era arrivato a lui. Non è stato questo bigliettino che noi abbiamo trovato nella buca delle lettere, perché non garantiva che il ragazzo diciottenne era stato avvisato, per cui questa non ha sortito gli effetti voluti. Però nel 2015, vedete, il legislatore ha chiarito come si può fare la dichiarazione di volontà, in modo tale che si è più precisi. Si può fare, vedete, in carta libera o su moduli predisposti. Per esempio, si piglia un foglio di carta, si scrive io sottoscritto, eccetera, eccetera, dichiaro di voler donare i miei organi in caso di morte cerebrale a scopo per prelevarli a scopo di trapianto terapeutico. E questa è una dichiarazione, non c'è bisogno di rivolgersi da nessuno, perché uno la mette, è un testamento olografo che la può mettere nel portafogli con la patente, e in caso di morte uno lo trova già belle fatto. E l'interessante è che sia scritta, manoscritta dallo stesso dichiarante. Però vedi, la legge poi dice che può essere anche fatta dalle associazioni dei donatori. Qua a destra c'è una dichiarazione dell'AIDO, il modulo dell'AIDO. Può essere fatta presso le aziende sanitarie, ospedaliere, e presso, vedete, un'altra cosa che è stata introdotta, forse voi non lo sapete, presso gli ambulatori dei medici di medicina generale. Lo sapevate questo? Non so se lo sapevate, che si può fare anche lì. E ancora presso i comuni, questo il comune lo sappiamo, è quello che sta dando il maggiore dei contributi per quanto riguarda la dichiarazione di volontà, eppure presso i centri regionali per i trapianti. Vedete, questa legge è stata esaustiva, perché ci dice chiaramente come bisogna fare per dichiarare la propria volontà a donare. Avanti. E questo donatore cadavere, che caratteristiche deve avere? Come è definito, vedete, dalla normativa di legge del 93, deve presentare delle caratteristiche, cioè delle caratteristiche lesioni irreversibili a carico dell'encefalo, e non deve presentare controindicazioni cliniche che possano comportare un rischio per il futuro ricevente. Quali possono essere le controindicazioni cliniche? Che sia per esempio portatore di malattie, e allora potrebbe una malattia infettiva trasmetterlo al ricevente. Ci sono altre cose, poi li vedremo in seguito, ma la cosa importante è che questa persona che dona gli organi a scopo di trapianto da cadavere deve presentare lesioni irreversibili dell'encefalo, avanti, che derivano avanti o da trauma contusivo e perforativo, per esempio trauma contusivo quando si sbatte la testa al muro, o perforativo quando c'è il colpo di pistola o d'arma da fuoco. Accidenti cerebrovascolari tipo emorragia spontanea, lesioni ischemiche, danni postanossici o neoplasie cerebrali primitive non metastatizzante. Cioè queste situazioni non permettono di prelevare gli organi in caso di morte cerebrale. Avanti. Invece la escludono, il prelievo lo escludono quando? Quando ci sia un soggetto che sia anticorpo anti-HIV positivo. La legge oggi è intervenuta dicendo sì, lo può dare, però l'organo a chi è positivo anche lui. Non si possono prelevare quando c'è una contemporaneità di presenza di antigeni per HBsAg, HBAg, ADV che sembrano molto rischiosi per i riceventi, perché è una condizione di viremia che ha un alto elevato rischio di infettività. Ancora non si possono prelevare da cadavere gli organi quando questo cadavere aveva delle neoplasie maligne extracerebrali con rischio di metastasi tardive. Qua subito dopo l'inizio dell'era trapianti a Bologna c'è stato un grosso processo all'equipe medico e chirurgica che avevano permesso il trapianto da un soggetto che non aveva dichiarato di avere un tumore, perché non avevano approfondito le indagini.
questo paziente ha donato gli organi che sono, hanno poi riprodotto la stessa malattia e il ricevente è morto dalla stessa malattia del donatore. Quindi vedete, se hanno delle neoplasie maligne extracerebrali metastatizzanti non si può prelevare. Avanti. E altri criteri di esclusione per il prelievo dell'organo, vedete, vengono qua se ci sono infezioni sistemiche in atto, se c'è un'insufficienza renale, se c'è una grave ipertensione arteriosa, se c'è instabilità di circolo, un trauma renale o un'età inferiore ai 2 anni, non permettono queste condizioni di prelevare gli organi, anche se il soggetto aveva in vita dichiarato di essere disponibile a donarli. Questi sono importanti fattori, criteri di esclusione che evitano che poi l'organo trapiantato possa non provocare effetti benefici ma malefici. E un altro criterio di esclusione che è in fase però sempre di continue revisioni è questo, l'età. Se l'età, qual è l'età massima alla quale si può ancora donare gli organi? Prima era i 60, dai 60 si è passata ai 70, oggi siamo arrivati agli 80. Però la condizione fondamentale per quanto riguarda il trapianto di rene è che non è criterio di esclusione l'età, ma solo la valutazione anamnestica, ecografica e funzionale, dove esplorazione chirurgica anche con biopsia. Cioè se le condizioni cliniche e di laboratorio ci danno la diagnosi che questo soggetto può donare, allora non è possibile prelevare gli organi. Questo per quanto riguarda la donazione da cadavere, non so se sono stato chiaro. Passiamo a quelli che sono i criteri per accettare un organo da un donatore vivente. Avanti. E qua ci sono i principi della legislazione. Vedete, la prima legge sulla donazione degli organi risale al 67 e riguardava proprio la donazione degli organi da vivente, perché là ancora da cadavere non erano chiare la diagnosi di morte cerebrale. E il permette questa legge del 67 di disporre a titolo gratuito a fine di trapianto fra persone maggiorenne e consanguinee. Sono nel caso, quindi si può fare la donazione fra parenti consanguinei soltanto nel caso in cui il ricevente, probabile il candidato ricevente, non abbia consanguinei o nessuno di essi sia in grado di donare perché non è idoneo. La deroga può essere consentita anche per altri parenti o per donatori estranei. E questo è importante. E non è stabilita dall'equipe medica, ma si rivolge alla giustizia. E come si chiama? A livello del tribunale si chiede l'autorizzazione al prelievo. Vedete, perché la prassi vuole che attualmente venga accettata la donazione fra coniugi, mentre non è fra quelli apparentati. E la condizione basilare è la gratuità e la spontaneità, cioè quando avviene tra parenti la spontaneità c'è, la gratuità c'è, ma quando avviene fra estranei sorge questo problema della gratuità e della spontaneità. Cioè se l'organo si paga non è più donazione ma si parla di vendita. Se l'organo viene dato dietro minaccia da uno dei parenti che dice glielo devi dare tu, quella non è un'estorsione più che una donazione. Quindi si deve assicurare la gratuità e la spontaneità. Per esempio, io vi racconto qualche aneddoto. A me è successo una volta che è venuto uno che con una donna, lui doveva essere trapiantato, dice mi sono fidanzato perché così la mia fidanzata di oggi mi può donare l'organo e poi casomai la lascio dopo. Io gliel'ho detto alla fidanzata, e la fidanzata l'ha mandata a quel paese. Un'altra volta sono venute delle persone dicendomi guardi, io mi voglio comprare un rene, mi dica quanto costa, mi dica chi me lo può dare. Ho detto guardi, la vendita degli organi non è permesse in Italia e quindi non le posso dare nessun consiglio. Quali sono i criteri di inclusione per un donatore vivente per poter fare sì che possa donare gli organi? Prima di tutto deve essere quindi un soggetto consanguineo, deve essere in perfette condizioni cliniche, certamente quindi sarà sottoposto ad una visita che ne accerti la idoneità fisica, sia ben motivato, sia psicologicamente in equilibrio e sia esente da malattie infettive o contagiose e da neoplasie pregresse o in atto. Queste sono le condizioni perché un donatore vivente possa dare i suoi organi. Sono criteri invece, questi erano di inclusione, di esclusione sono, vedete, la incompatibilità AB0 o un cross match positivo del sistema HLA, fattori di rischio cardiovascolare, il diabete per esempio non permette di donare gli organi, neoplasie pregresse non permettono, malattie renali evolutive non lo permettono perché
di lì a poco potrebbe perdere anche la funzione dell'altro rene, perché se il rene è funzionante e perfetto, se uno ne ha due ne dà un altro, può vivere fino a 100 anni, ma se il rene è affetto da una patologia non può donarlo, perché a breve si troverà anche lui a necessitare di un trapianto. Malattie sistemiche, ipertensione arteriosa e presenza, questa è importante, di lesioni stenotiche di origine aterosclerotica o fibrodisplasica, specialmente se clinicamente silente nel decorso dei vasi renali. Sono delle condizioni cliniche queste che devono essere quindi andate a cercare per vedere se esistono e quindi essere una causa di esclusione dalla donazione. Avanti, da vivente. Ora, la donazione da vivente ha delle caratteristiche che lo rendono vantaggioso, perché nel caso di donatore vivente che cosa? Intanto può essere programmato, cioè mentre quello da donatore cadavere non si sa il giorno in cui arriverà quell'organo dato dal cadavere che abbia le caratteristiche del soggetto che è in lista di attesa. Quello del donatore vivente invece si può programmare fra 15 giorni, un mese, cioè si può stabilire anche la data del trapianto. Può essere effettuato, in caso ci sia un parente del ricevente disposto a donare, prima che venga intrapreso il trattamento dialitico, quindi evita la dialisi e quindi anche l'aggressione a quello che è l'approccio vascolare o all'approccio alla cavità peritoneale, che può comportare anche complicanze. Riduce, si è visto clinicamente, che riduce i tempi di ripresa funzionale dell'organo trapiantato, perché sapete, altro è esserci due sale operatorie e prelevare l'organo da una sala e portarlo subito nell'altra sala per impiantarlo, altro è avere un organo di un paziente che è in rianimazione, che è seguito da parecchi giorni, che ha magari avuto infusioni, eccetera, è stato trattato con farmaci, eccetera, e che poi a volte il prelievo si fa in una città e poi il trapianto si fa in un'altra città, perché voi sapete che gli organi vengono allocati non sempre nella stessa. Per esempio, l'organizzazione che c'è in Sicilia, un organo viene dato a pazienti che risiedono nella sede del prelievo e un altro organo invece viene dato in un'altra sede, quindi si deve trasportare in altre province, anche se il trasporto avviene in tempi brevi attraverso gli elicotteri oggi, per cui è più facile. Però quando si tratta di una donazione da vivente, vedete che i tempi sono molto brevi tra il prelievo e l'impianto dell'organo, si riducono i tempi di ripresa funzionale e quindi riprende subito la diuresi e quindi la sua funzione. Si riducono i rischi di rigetto perché c'è una identità tissutale molto più vicina rispetto all'estraneo e migliora la sopravvivenza sia del paziente che del trapianto a breve e a lungo termine. Quindi sarebbe auspicabile che all'interno del parente, della famiglia ci fosse sempre qualcuno disponibile a donare. Andiamo ora alla selezione del ricevente. La selezione del ricevente, avanti, si basa principalmente, prima di tutto, sul gruppo AB0, cioè si valuta prima di tutto il gruppo sanguigno. Voi sapete il gruppo AB0 come funziona. Il gruppo A può donare al gruppo A, il gruppo B al gruppo B, il gruppo AB al gruppo AB, però può ricevere dal gruppo 0 che è donatore universale. Il gruppo 0 invece può dare a tutti, ma può ricevere solo dal gruppo 0. Questa diciamo che è una causa poi di esclusione a priori, quindi non si va avanti nei criteri di esclusione se già c'è una incompatibilità del gruppo AB0. E lo stesso avanti per il sistema HLA, vedete, è l'altra tappa successiva al gruppo sanguigno. Una volta che si può trapiantare perché il gruppo sanguigno è compatibile, bisogna andare a ricercare gli antigeni di istocompatibilità tissutale che sono situati sul cromosoma 6. Vedete, sono HLA, HLB, HLC, HLDR, HLA-DQ e HLA-DP. Sono questi gli antigeni che permettono poi di poter assegnare l'organo in base alle caratteristiche fra donatore e ricevente. Avanti. Quindi un ricevente non può ricevere l'organo se ha un'incompatibilità AB0 fra donatore e ricevente, se ha un cross match positivo tra il siero del candidato e i linfociti del donatore, se ha un elevato rischio vascolare. Per esempio, pensate, se un soggetto ha avuto degli infarti ed è a rischio di altri infarti, non si può trapiantare un organo che poi si rischia dopo 6 mesi di perderlo, perché si perde il paziente con tutto l'organo trapiantato. Quindi se è un soggetto che ha un elevato rischio cardiovascolare non è idoneo al trapianto. Ancora
questo però un poco si va riducendo come entità, l'ulcera gastroduodenale in fase attiva. Come sapete, inizialmente si faceva molto uso del cortisone per la terapia antirigetto. Oggi questo è stato un pochettino ridimensionato, ma se il soggetto aveva un'ulcera non poteva essere sottoposto ad una massiva dose di cortisonici, per cui era una causa di esclusione. Ancora, se infezioni non eradicabili, perché le infezioni non eradicabili nel ricevente sono causa di controindicazione al trapianto? Ve lo immaginate, perché se noi eseguiamo una terapia antirigetto, cioè immunosoppressiva, cosa succede? Se il soggetto è portatore di infezioni, quella terapia immunosoppressiva fa esplodere l'infezione, sia essa batterica o virale. Per cui, quando si fanno questi criteri di inclusione, questi criteri di selezione, si diagnosticano questi foci. Se ci sono questi foci, prima si bonificano i foci, cioè se per esempio ha una calcolosi colecistica, si toglie la colecisti infetta. Se ha delle infezioni delle vie urinarie, si curano bene le infezioni, si tolgono queste. Cioè, se c'è qualunque infezione che possa nel domani, quando sarà sottoposta a terapia immunosoppressiva, esplodere per l'immunosoppressione, deve essere tolta prima che il paziente venga immesso nella lista di attesa. Sono ancora criteri di esclusione le neoplasie metastatizzanti e le lesioni aterosclerotiche vascolari diffuse. Avanti. Ancora, questo è un altro capitolo molto importante, e a voi potrebbe capitare che qualcuno vi chieda il consiglio, che ci siano disturbi psichiatrici che predispongono il ricevente alla non osservanza del programma terapeutico, cioè il soggetto trapiantato per evitare il rigetto deve fare sottoposto a una terapia quotidiana che deve fare giorno dopo giorno senza interruzione, perché l'interruzione o la terapia non condotta bene porta poi al rigetto dell'organo. A noi è capitata una, per esempio, paziente, una giovane di Barcellona, vicino Milazzo, aveva 14 anni, era una oligofrenica, ha avuto il trapianto, la madre che la seguiva, era una madre separata, la seguiva in maniera veramente esemplare. A un certo punto si è dovuta allontanare perché ha avuto dei problemi e ha affidato la figlia ad una vicina di casa, dicendo di rispettare le dosi di immunosoppressivo che doveva prendere, ma la vicina di casa non l'ha rispettata, per cui quando tornò la madre dopo un mese trovò la figlia che aveva già il rigetto dell'organo trapiantato. Vedete? Quindi anche se un soggetto ha dei disturbi psichiatrici e non è seguito bene, si rischia di perderlo, per cui si deve evitare. Un'altra cosa è la scarsa motivazione psicologica al trapianto. No, torna indietro. Scarsa motivazione al trapianto. Per esempio, abbiamo avuto noi una donna che era una testimone di Geova, mi ricordo, cinquantenne, che era in dialisi. Noi per 2, 3 volte, 4 volte abbiamo insistito per farla trapiantare. Alla fine sapete che è successo? È andata alla Procura della Repubblica denunciandoci perché dice che avevamo interessi economici per farla trapiantare, perché aveva una scarsa motivazione e non aveva nemmeno fiducia nella classe medica. Ancora l'abuso di alcol o di altre sostanze tossiche e la presenza di malattie che possono recidivare. Nel caso delle malattie renali, per esempio, una glomerulonefrite abbastanza seria controindica il trapianto, perché la malattia si può ripetere nell'organo trapiantato. Avanti. E qua ci sono le complicanze del trapianto. Io non so da quanto tempo parlo, se voi volete ci possiamo fermare qua o possiamo continuare sulle complicanze del trapianto, perché anche queste sono importanti da conoscere, specialmente queste vi coinvolgono, perché non so, penso che ognuno di voi abbia visto nella vostra esperienza, abbia avuto contatto con qualche paziente trapiantato, penso, no? Posso continuare allora? Per me sì. Direi di sì, però ci 10 minuti, insomma, possiamo, anche interessante, sì. Ma noi abbiamo avuto contatti, l'altra volta, se ti ricordi, è venuto un collega pediatra che ha parlato della sua esperienza. Dovrebbe connettersi stasera, solo che con gli ambulatori che finiscono tardi. Ma poi una seduta la potremmo fare per le testimonianze, secondo per me. Per le testimonianze, lo diceva. Mi pare lo suggeriva Piccolo una volta, la volta scorsa, Giuseppe Piccolo. Sì,
Vabbè, no, faccio 10 minuti se tu vuoi. Va bene. Allora parliamo anche per stare un po' assieme e parlare un po' della programmazione, per questo. Sì, ora vi dico quali sono le cose. 10 minuti prenditeli, sì, a voglia. Sì. Perché queste complicanze sono numerosissime e i malati non le dovrebbero conoscere, perché se li sanno non si sottoporrebbero al trapianto. Però sono delle evenienze che possono capitare, ma sono rare, perché vedete, a 10 anni di distanza circa il 90% sopravvive ancora di trapianto di rene, fra l'80 e il 90% sono statistiche recenti. Quindi diciamo, sì, ci sono le complicanze, ma se diagnosticate in tempo non compromettono la sopravvivenza del trapianto. Avanti. Quali sono le complicanze del trapianto? La prima complicanza è il rigetto. La seconda complicanza sono quelle chirurgiche. Poi vengono le complicanze infettive, quelle cardiovascolari, le gastrointestinali, le neoplasie, le complicanze legate alla terapia immunosoppressiva. Vedete, ce ne sono moltissime. Io ne tratto solo alcune, se no... Ma quella del rigetto è importante conoscerla. Avanti. Avanti. Perché avviene il rigetto? Avanti. Perché c'è questo, vedete, ci sono gli antigeni. No. Dietro. Puoi tornare... Ecco, gli antigeni dell'organo trapiantato passano nell'organo del ricevente e incontrano gli anticorpi. Ora, se il soggetto, per esempio, era stato immunizzato, aveva incontrato gli stessi antigeni nel passato, una trasfusione di sangue, per esempio, una gravidanza, una donna con molte gravidanze, vedete, ha già degli anticorpi preformati, per cui il contatto con gli antigeni, degli anticorpi preformati, porta a che cosa? Alla formazione degli immunocomplessi, la precipitazione degli immunocomplessi e quindi la perdita dell'organo, perché si ha la trombosi vascolare e quindi la perdita dell'organo. Avanti. Ora, noi conosciamo, questo la saltiamo, avanti. Diciamo che l'organo trapiantato deve essere sottoposto a questa terapia immunosoppressiva perché è una condizione in cui devono essere ridotte la reattività immunologica cellulare e anche la capacità di formare anticorpi. Quindi dobbiamo rendere il soggetto immunodepresso, farmacologicamente immunodepresso. Avanti. Quanti tipi di rigetto conosciamo? Guardate, sono ben 4 tipi importanti, perché ce n'è uno che è gravissimo, è iperacuto, cioè se il soggetto ha una massa notevole di anticorpi preformati contro gli antigeni del donatore, vedete, il rigetto è immediato, cioè si ha l'organo appena viene vascolarizzato, esplode, proprio si ha l'esplosione dell'organo. Poi c'è quello accelerato per una produzione anticorpale rapida, cioè c'erano degli anticorpi ma se ne formano in eccesso successivamente. Poi c'è quell'acuto che può essere interstiziale o cellulare o vascolare o umorale, e poi c'è quello cronico, che è quello purtroppo sul quale ancora la scienza non ci ha capito molto, perché la gran parte dei trapianti alla fine finiscono la loro attività funzionale proprio per questo processo cronico di rigetto. Avanti. Ecco, vediamo il rigetto acuto in che cosa. Ci sono 2 tipi di rigetto acuto, quello interstiziale e quello vascolare. Ora ve lo faccio vedere, avanti. Vedete, questo è quello interstiziale. Vedete, in questa diapositiva è una biopsia renale dove si vedono 2 glomeruli e poi il tessuto interstiziale, lo vedete, parenchimale. Vedete quante cellule infiltranti ci sono, cellulari, linfociti, vedete? Questa infiltrazione alla fine fa perdere la funzione dell'organo. Questo è quello interstiziale cellulare, avanti, ma poi c'è quello vascolare. Ecco, vedete in questa biopsia, se vedete al centro c'è una trombosi di un vaso, vedete in rosso, e a destra in alto è un glomerulo dove ci sono alcune anse glomerulari che sono già processo di trombosi endocapillare. Questo è il rigetto vascolare. Avanti. E alla fine quello che è più importante, che è quello più diffuso, è proprio il chronic allograft rejection, cioè il rigetto cronico, che è irreversibile ed è causato da che cosa? Da una continua aggressione subclinica da parte di anticorpi umorali e cellule T con la maledizione dei macrofagi e si può sviluppare in pochi mesi o anni dal trapianto, cioè ancora non si sa, perché noi quando trapiantiamo che cosa andiamo a vedere? Qual è il sistema HLA? Come coincide con fra donatore e ricevente? Però ci sono alcuni antigeni che non coincidono. Sono quelli che poi stimolano lentamente nel tempo
alla progressiva perdita della funzione dell'organo. Avanti. E i segni di un soggetto che è trapiantato di rene e che sta per rigettare l'organo sono qui riportati. Vedete, l'ipertensione, comincia l'ipertensione arteriosa in un soggetto trapiantato, se è normoteso, improvvisamente comincia ad avere ipertensione, comincia ad avere una proteinuria che aumenta di giorno in giorno, un progressivo aumento della creatinina plasmatica, una riduzione del volume dell'organo e aumento della consistenza, perché è facile questo diagnosticarlo, perché voi sapete che l'organo si pone dove? Nella fossa iliaca. La fossa iliaca è facilmente aggredibile, non è la fossa lombare dove si trova in sede naturale, ma il rene trapiantato si trova nella fossa iliaca ed è aggredibile anche manualmente, per cui noi ci accorgiamo non solo che il rene si sta riducendo di volume, ma anche di consistenza aumentata. Avanti. Al quadro bioptico, vedete, si trova una riduzione del volume glomerulare, occlusione dei vasi arteriosi, fibrosi interstiziale, atrofia tubulare, che sono tutti segni della progressiva perdita della funzione. Purtroppo questo non capita molto frequentemente, ma nei soggetti dopo qualche decennio dal trapianto, purtroppo questo è il quadro clinico dominante. Avanti. Vedete, questo rigetto cronico a sinistra, vedete che c'è un glomerulo che è completamente sclerotico, ha perso tutte le sue caratteristiche di capillarità, lo vedete? E a destra invece c'è un vaso che ha un'iperplasia dell'intima che è quasi occluso completamente il lume. Questi sono i quadri alla biopsia di un rene che sta per essere rigettato, un rene trapiantato che sta per essere rigettato. Avanti. Avanti. Io andrei avanti. Avanti, per due cose vi voglio fare e così finisco. Ci sono, no, vai indietro un attimo. Le complicanze chirurgiche sono importanti anche, perché che succede quando avviene un trapianto? Io parlo sempre di quello renale. Il rene preso, prelevato, deve essere impiantato nel ricevente. Che cosa bisogna fare? Bisogna suturare l'arteria renale, la vena renale e poi suturare il catetere, cioè fare un impianto del catetere in vescica. Quindi sono tre tipi di suture che bisogna fare. Può succedere che cosa? Che avviene una sutura dell'arteria che perde, per cui ci si forma subito dopo il trapianto un ematoma, o può darsi che per esempio la sutura è stata fatta male, per cui c'è una stenosi dell'arteria renale che porta subito a un'immediata crisi ipertensiva. Ci può essere che cosa? Una perdita dei vasi linfatici con un abbastanza edema linfatico notevole, con versamenti linfatici abbondanti. Ci può essere ancora che cosa? Una stenosi della sutura del catetere, per cui c'è che cosa? Un quadro di idronefrosi. Sono tutte complicanze chirurgiche che dal chirurgo esperto non vengono provocate, ma qualche volta si possono registrare e bisogna anche conoscerle. Avanti. Ma le cose più importanti che vi volevo fare vedere sono le ultime due diapositive. Se tu vai avanti, avanti, avanti ancora, avanti. Ecco, vedete quello che purtroppo è la spada di Damocle sulle trapiantate, sono questo rischio elevato di neoplasia a causa della immunosoppressione. Vedete, il sarcoma di Kaposi ha un rischio, il paziente trapiantato, da 400 a 1000 volte di più rispetto a un soggetto non immunodepresso. Il carcinoma cutaneo 100 volte, il carcinoma vulvare e anale 100 volte rispetto al normale. Il linfoma non Hodgkin 28-49, il carcinoma epatico, vedete, bassa incidenza invece hanno i carcinomi del seno, del polmone, della prostata e del colon. Avanti. E la cosa più importante, avanti, questa che dovete vigilare anche voi se avete pazienti di questo tipo, è che la immunosoppressione espone il paziente al rischio di malattie infettive. Dal 0 a 1 mese, entro il primo mese, vedete, si possono registrare infezione della ferita, polmoniti, infezione del tratto urinario, pieliti, batteriemia o infezione virale del tipo herpes simplex o epatiti. Da 1 a 6 mesi, a distanza di 1 a 6 mesi dal trapianto, ci può essere un'infezione da citomegalovirus o Epstein-Barr o varicella zoster. Ci possono essere infezioni fungine da Candida, Aspergillus, Cryptococcus. Ci possono essere batteri da Listeria, Legionella nocardia o da protozoi pneumocisti carini. Vedete, sono queste
rischi che corrono i trapiantati e che noi dobbiamo sapere che esistono, perché una diagnosi precoce evita la perdita del paziente e dell'organo. E dopo 6 mesi ci possono essere infezioni da comuni batteri, micobatteri, o dall'epatite B o C, o da citomegalovirus o corioneritidine dopo glioma. Vedete, sono tutte queste situazioni che noi dobbiamo sapere. Se abbiamo un paziente trapiantato a distanza di 1 mese, pensiamo che ci possa essere questo tipo di complicanza. Tra 1 e 6 mesi altre, e dopo 6 mesi altri tipi. Solo così possiamo aiutare il paziente, perché il paziente spesso sì, si fa seguire dal centro trapianti, dal quale dipende, diciamo, perché è stato quello che gli ha donato la vita, ma voi medici di famiglia, noi medici in generale, siamo quelli che dobbiamo vigilare su queste cose. Io mi fermerei, vi ringrazio per l'attenzione. La conoscenza, vedete, approfondita, la conoscenza approfondita di tutte queste problematiche permette che ci sia, aspettate, ok, importante questo qua, va bene, permette non solo di salvaguardare la buona riuscita del trapianto, ma anche la vita del paziente, perché quando la diagnosi di queste complicanze viene fatta tardivamente, purtroppo si perde a volte soltanto l'organo, ma molto spesso si può perdere anche il paziente. Io avrei finito, grazie per l'attenzione. Grazie Guido, grazie. Si sono aggregati alla nostra anche altri colleghi. Ho visto che c'è Francesca in Calcaterra, che forse conoscete, è un'altra collega giovane, non c'è solo Maria Elena. E poi Arrigo Luciano, che non si vede la fotografia, però insomma lui è presente pure, un altro collega. Ciao a tutti. Ah, ecco qua Arrigo, guarda. Ciao Luciano. Quindi, sono un po' in tenuta casalinga, scusate. Va bene, l'orario te lo consente. Va bene. Qualche domanda? Cosa pensate? Io volevo dire una cosa, ascolta. Sarebbe il caso, secondo te, Guido, che noi facciamo, visto che nasce come accordo, comunque, insomma, Medici Cattolici, AIDO, che facciamo un debrief o una piccola brochure da dare a tutti sì. I nostri soci? Perfetto. E magari proporlo anche a livello nazionale, perché insomma consideriamo che c'è il trapianto, ma c'è anche il territorio, medici di base che si impattano con tante situazioni che poi sfuggono. Sì, lo potremmo pensare. Dico, ognuno di noi dà un contributo, noi diciamo lo lasciamo aperto a tutti, prepariamo un canovaccio e poi su questo si possono aggiungere i vari suggerimenti che vengono un po' da tutti, perché penso che ognuno di noi può dare cosa. Infatti, queste email che sarebbe arrivate ai vari presidenti, sarebbe buono che i vari presidenti l'hanno, io te l'ho inviata ora Guido mentre tu parlavi l'email, sì, così hai possibilità di vederla, sì. Comunque sarebbe buono che ogni presidente la inoltrasse ai vari soci, così sì, abbiamo una consapevolezza. Tu che pensi a livello, per esempio, di assessoriale della Regione Sicilia? Perché loro fanno anche prevenzione. L'altra volta sono andato per un problema della mia branca, della morte in culla di cui mi occupo, eccetera. Anche interessarsi, diciamo, per sapere, dico, tu è il caso che io prendo contatto per sapere se dal punto di vista della pubblicità sarebbe buono che loro intervenissero, oppure già tu sai che loro hanno i loro canali, com'è? No, noi possiamo anche dire, perché guarda, l'aspetto dei medici, io penso che sia fondamentale l'apporto della intelligenza medica. E il medico però è tirato in ballo in maniera attiva in questo ambito, però non l'ha esercitato questa funzione, cioè infatti, deve avvisare i pazienti. E poi da quello che ho visto, che io non lo sapevo, in questa legge del 2015 c'è questa anche possibilità che la dichiarazione di volontà venga fatta dai medici di base, ed sarebbe molto importante, perché il medico di base conosce il malato, può colloquiare, può perderci tempo, perché quando vai in giro al comune specialmente, per esempio, potremmo noi, se formassimo una categoria di persone esperte in questo settore, potremmo fare dei corsi a livello comunale, dove ci sono le dichiarazioni di volontà in seguito a quando viene rilasciata la carta di identità. Però noi medici dobbiamo cercare di vedere che l'articolo 40 e 41 lo dobbiamo diciamo attivare e renderlo utile a questi pazienti, perché salveremmo vite umane, questo è importante.
avere Maria Giovanna, volevi dire qualcosa? Sì, intanto complimenti al dottore Guido per questa esaustiva presentazione del trapianto renale. Io ho molto lavorato per la dichiarazione della volontà alla donazione. Sì. Io ho lavorato nella direzione sanitaria della mia azienda negli ultimi anni e proprio ho cominciato con queste negli anni 2000 e primi del 2000 a portare avanti la legge, l'ultima di quel periodo, 91 del 99. Ho creato nella mia azienda il sistema informativo trapianti, dove attraverso le dichiarazioni di volontà e ormai io sono in pensione, per cui il problema purtroppo non mi però effettivamente sono molto legata a questo problema. E venivano trasmesse le dichiarazioni al centro regionale trapianti e tutti venivamo, i donatori, inseriti in un, come dire, informaticamente in un sistema. Per cui se io sono una donatrice e ho un problema, dico per dire, a Milano, basta che io si veda, io sono donatrice. Quindi già questo era un momento importante. Ho iniziato il protocollo con il comune di Agrigento. E questo alla fine... Ed è molto attiva l'AIDO di Agrigento, è molto attiva l'AIDO di Agrigento. Esatto, io ho fatto il protocollo di intesa pure, parlo degli primi 2000, anche con l'AIDO provinciale della provincia appunto di Agrigento. E fondamentale per me è l'informativa, parlarne, perché dare dichiarare la propria volontà è fondamentale. E quindi si arriva al trapianto perché tu sai che io so. Sì, ma senti, io ti posso mettere in contatto con quella che io sono stato presidente fino a qualche mese fa, ora sono vicepresidente dell'AIDO regionale. Mm-hmm. Però ti posso mettere in contatto anche con la presidente regionale, che è una certa Paola Pisciotta. Che la conosco. È la prima allicata lei? Sì, penso di sì. Penso di sì. Esatto. E quindi potete sviluppare una bellissima collaborazione. Sì, noi medici dobbiamo dare un impulso. Guarda, ci dobbiamo vergognare. Le 8 donazioni per milione di abitanti per anno in Sicilia sono una vergogna e bisogna gridarla. È una vergogna per tutti noi. Condivido pienamente. Infatti ti dico, la cultura alla donazione è fondamentale. Cioè essere convinti, perché molte paure ci sono. E se poi non sono morta... giusto parlare di morte cerebrale a cuore battente, perché è quello veramente il momento in cui in una rianimazione con una dovuta commissione, come tutti sappiamo, si accerta effettivamente questa morte cerebrale e di conseguenza si mantengono i livelli fisici del cadavere, purtroppo, perché è già morto, per un'eventuale donazione. E lì entra in gioco l'approccio con la famiglia, sapere se è un donatore, e quindi fondamentale la dichiarazione di volontà. Questo, sì. E su questo bisogna anche lavorare. Beh, poi noi come medici cattolici potremmo cercare di incontrare i responsabili sanitari delle rianimazioni e farci dire perché in ospedali della Sicilia importanti c'è una donazione l'anno, quando nel resto d'Italia, specialmente nel nord, ci sono donazioni a decine e decine. Esatto. Lo dovrebbero spiegare i nostri colleghi. Mi piacerebbe, peccato che non è stato presente Antonio Garuffo, che è il presidente uscente dell'AMCI qua di Agrigento, perché lui ha lavorato molto in convegni per la donazione degli organi, parlando proprio della morte cerebrale attraverso la diagnosi. Non è il cuore che smette di battere, ma è bensì il nostro cervello che non funziona, è morto. Esatto, una volta morto lui il cervello ha fatto tanto. Non c'è più vita. Una volta morto il cervello, no, non c'è più vita. Morto quello, è finita. È finita.
Niente, mi è piaciuto molto. Poi volevo fare solo una domanda e chiudo perché capisco che i tempi sono... Per quanto riguarda i reni policistici, sì, cosa ne pensi tu da nefrologo per l'eventuale trapianto? Ma guarda, dipende dall'entità del rene, perché tu sai il rene, quando nei reni policistici diventa enorme, fino a pesare fino a 5 kg, io ho visto dei reni enormi. In qualche paziente che ho avuto il trapianto si è potuto fare, ma in qualche altro non l'hanno potuto fare, sai perché? Questo enorme sviluppo del rene, che è proprio enorme, che occupa tutto l'addome, aveva sollevato il diaframma e spostando il rene non si poteva più trapiantare perché avrebbe avuto delle complicanze. Hanno cercato di ovviare a questo facendo che cosa? Una decompressione a poco attraverso acupunture di aspirazione dei liquidi delle singole cisti fino a fare ritornare nella norma, diciamo, questa cavità addominale. Però è possibile, i reni policistici vengono trapiantati perché non è una malattia che si trasmette, per cui si possono fare. Però dipende sempre dall'entità e da quello che ne pensa il chirurgo in quel dato, in quel caso qui. Certo. Niente. Ah, è un'altra cosa, sono molto favorevole ai colleghi di medicina generale, perché loro hanno la vera mappa dei loro pazienti e conoscono se possono e fare conoscere loro anche, dare un po' voce a questa cultura sulla donazione degli organi. Però noi come medici, chissà se riuscissimo a riunire molti medici a far capire che cos'è la morte cerebrale, perché io una sera ho avuto una lite con un collega a una cena, il quale mi diceva, caro Guido, io non sarò mai disposto a farmi prelevare gli organi mentre ancora il mio cuore batte perché sono vivo. Dico, guarda che tu non hai capito nulla della morte cerebrale, che la morte cerebrale è la morte dell'individuo, quindi non è quello un soggetto vive, è un soggetto, infatti, un cadavere. Tu stai prelevando gli organi da un cadavere, quindi non ti stanno prendendo gli organi dal vivo. Ma quella aveva una cultura limitata, purtroppo. Probabilmente non conosceva molto. Ecco, la morte cerebrale. Non potremmo interessare la SIMGE, che è la società dal punto di vista dei medici e i medici di famiglia, è la società specifica, e quindi potremmo prendere contatti col presidente della SIMGE, che conosciamo un po' tutti, io li conosco sicuramente, FIMGE e SIMGE, e quindi fare anche in questo periodo fare delle riunioni online dove spiegare la morte cerebrale, esatto, e quindi anche la loro potenzialità notevole. Io vi volevo proporre due incontri, uno sulla morte cerebrale da esperti, da quelli che fanno diagnosi o da rianimatori o da neurologi, sono esperti in diagnosi di morte cerebrale, e l'altro mi farebbe piacere parlare di bioetica dei trapianti, che sarebbe qualcosa di interessante che ci riguarda da vicino. Quindi vediamo poi di programmare questi due incontri. Io mi potrei fare promotore di trovare qualcuno, perché noi abbiamo a Messina una professoressa che è nel Comitato Nazionale di Bioetica, la professoressa Isabella Furnari, che è molto brava. Conosco. La conosci? Sì, è venuta ad Agrigento per un convegno per ben due volte. Ma parlo di un'oratrice fine. Sì. Bene. Sì. Vediamo, io ne potrei parlare con lei, se è disponibile una serata in uno di questi incontri, la potremmo farci presentare gli aspetti di bioetica. E poi c'è a Messina la professoressa Musolino, che ha la stroke unit, che è molto brava anche. O troviamo per esempio un rianimatore che ci possa descrivere, ma forse di più il neurologo, come si arriva alla diagnosi di morte cerebrale e come quella persona non è più una persona ma è un cadavere, perché questo è il concetto che bisogna sfatare, che la gente pensa che si prendono gli organi dai vivi ed è sbagliatissimo, non so in che percentuale. Infatti, però la paura di non essere morti. Ecco, esatto. A non accettare. In maniera chiara e semplice. Beh, passiamo al secondo argomento, ragazzi, perché questo non può si fa. Michele, che... Prego, Raffaele, dimmi tu, se tu dici per me... Sono scusate, volevo dire solo una cosa. Sì, sì, certo. Perché dire sul discorso del medico generico, preso da tanti impegni,
Io siccome lavoro, mi fa piacere che il professore Guido mi ha fatto ritornare un po' indietro negli anni, perché ho fatto il direttore sanitario di centri dialisi, a Mazzara ne abbiamo due. Ah. E conosco quasi ragazzi. Siamo conosciuti forse, perché io li ho girati tutti quasi. Uno è, sono tutti e due attivi attualmente, da cui conosco un carissimo amico che è trapiantato da rene da quasi 15 anni o forse più, e abita qua vicino a casa mia. Io ora mi dedico all'educazione, alla salute. E sarebbe più opportuno fare una campagna di formazione e informazione presso le scuole dove io vado e dove trattiamo le malattie croniche non trasmissibili, una campagna di formazione. Perché quando vado dal medico curante per parlare delle malattie croniche non trasmissibili, anche per mettere una locandina, non hanno tempo, perché sono prese da troppo tempo. Quindi dedicare il tempo nella dialettica e spiegare è una lotta già persa in partenza, perché ci diranno non ho tempo. Quindi sarebbe opportuno fare una cultura già nei ragazzi, nelle scuole medie, nelle scuole superiori, come si parla di alcolismo, si parla di altre cose, di dire cos'è donazione d'organo. Come io sto parlando pure, cosa significa fare una donazione AVIS. Perché se io non do la cultura al giovane di fare qualcosa, è inutile che stiamo a parlare. Si rimane una riunione stretta tra di noi, facciamo questo, chiusa la televisione, abbiamo chiuso tutto. Il contatto con le persone e dare la cultura di quello che vogliamo dire. E anche come quello dei medici cattolici, dell'idea che ho, e io da molto tempo che lotto, di fare un ambulatorio dove le persone oggi per una visita devono aspettare 2 anni, devono aspettare 1 anno, e dopo il Covid che è tutto chiuso, se una persona ha bisogno, noi medici, se spendiamo 1 ora la settimana per dare una visita gratuita alle persone che hanno più bisogno, sarebbe anche un messaggio di invito come medici cattolici, di aprire un ambulatorio ed essere disponibile noi a poter intervenire su questo. Se non rimaniamo sempre sulle chiacchiere non si fa niente. I sindacati vanno avanti, come oggi ho detto, hanno messo tanto di cartaceo per fare Covid, non Covid, hanno fatto i tamponi. A che serve fare il tampone se io oggi faccio il tampone e domani me ne vado dove voglio? Perché il discorso è questo, fare la cultura medica. Se non facciamo cultura medica, facciamo solo parole. Questo solo volevo dire, grazie. Io direi anch'io di volevo aggiungere una cosa, se possibile. Io penso che il nostro ruolo come medici di medicina generale sia veramente cruciale. Quando mi arriva un paziente nuovo, io redigo una cartella che ho nel mio software e c'è anche una voce che è proprio quella della donazione degli organi. È una voce che finora io ho trascurato proprio per ignoranza dell'argomento e anche della legislazione, quindi mi fa piacere approfondire questo argomento stasera. Ha un'importanza cruciale perché questa voce è collegata col fascicolo sanitario elettronico che noi stiamo attivando ai nostri pazienti. Quindi credo che se noi come medici di medicina generale siamo informati, cadono anche i nostri tabù, quindi, perché naturalmente dalla cultura poi ne deriva anche una corretta informazione e anche la possibilità di convincere e di rendere partecipi i nostri pazienti. Poi nel concreto davvero possiamo avere un ruolo importantissimo perché se loro esprimono il loro consenso attraverso il software, poi noi siamo collegati al fascicolo sanitario elettronico e questo si traduce realmente in vite salvate, quindi in numeri. Condivido pienamente. Condivido pienamente. Ecco. Dobbiamo lavorare su tutti i medici e far capire che questo è un argomento salvavita, cioè è una qualche cosa che va al di là di tutte le attività che svolgiamo, perché se uno si rende conto com'è un paziente in fase terminale e come diventa dopo un trapianto, avviene un miracolo ed è la scienza medica che lo permette. Sì, un miracolo, è vero. Ora, aveva ragione il collega che parlava di SIMGE. Io sono iscritta alla SIMGE e penso che abbiamo appena concluso il congresso nazionale e penso che abbia un'influenza enorme sulla medicina di famiglia, come anche il sindacato, in questo caso quello che ha più potere è sicuramente la FIMGE. Si possono organizzare anche degli incontri con i medici di famiglia che possono comunque richiamare l'attenzione su questo argomento che penso che sia davvero fondamentale. Siamo d'accordo. Complimenti, collega. Grazie. Grazie a lei per la presentazione. Scusate, ma possiamo benissimo inserire dell'ECM
che possono anche far gola ai medici per acquistare ECM e acquisire ECM e quindi fare una serie di riunioni in tal senso, come l'esperienza che sta facendo Raffaele a Palermo. Perfettamente, siamo d'accordo. Io sono d'accordo in questo, per questo sono disponibile a dare un contributo per quello che posso. L'interesse c'è, ve lo sento, l'entusiasmo e la cultura. Vabbè, dai Michele, iniziamo, sennò poi... Sì, vi prometto che sarò breve, tranquillo. No, stai... Non mi stresso... Facciamo il Natale, faccelo fare. Ora dice, intanto che grazie... Tu per ora. Intanto grazie, professore, anche da parte mia. Pensavo realmente, come in fondo anche l'incontro che stiamo facendo stasera, anche nel pensarlo, nel prepararlo, no? Si situa realmente in un contesto in cui il dono diventa, ecco, elemento centrale, no? Ci accorgiamo anche come fondamentalmente un po' tutti i nostri TG ci parlano di questi acquisti di Natale, quindi di tutto quello che è in fondo la grande macchina che si innesca ogni anno in questo periodo, che è la macchina del regalo, del dono in qualche modo, no? Ecco, pensavo proprio a questo aspetto di come molte volte, ripeto, è così distante da noi pensare che anche la nostra fisicità, la corporeità e quindi anche quella che è la donazione degli organi diventa un elemento determinante centrale, non soltanto nel periodo natalizio, ma dovrebbe essere qualcosa di continuo, no? Ecco, questo lo dico semplicemente prima di iniziare per sottolineare un elemento semplicissimo, come di fatti la cultura del dono in sé non è rappresentata certamente dai regali di Natale, perché è qualcosa di molto più profondo, di molto più intimo, che riguarda il profondo della nostra coscienza. Ecco, prima di iniziare voglio dire semplicemente questo, il momento che viviamo adesso non è staccato da quello che ha detto adesso il professore Berlingheri, dal nostro dibattito anche, no? Una cosa che abbiamo compreso è esattamente questa, come la necessità di avere più canali che lavorino nella stessa direzione è fondamentale, quindi da una parte i medici di base abbiamo visto quanto avere sguarnito il presidio del territoriale ha rappresentato in questo periodo, ecco, come danno, no? Ma soprattutto quella che è la collaborazione e la sinergia di tutti i vari aspetti. Ora, questo lo puoi ottenere soltanto quando formi le coscienze, perché se l'individualismo che noi viviamo non viene scardinato da una formazione della coscienza, tutti i nostri discorsi rischiano di essere semplicemente aria fritta, perché ognuno in qualche modo valuterà semplicemente quello che è il proprio ambito e il proprio orto. E adesso, ecco, condivido intanto lo schermo. E già vedete che il titolo che sto dando a questo momento è un titolo che ci può aiutare ad entrare immediatamente anche in quello che è il clima che stiamo vivendo, che è appunto un clima natalizio, quindi, no? E il titolo è Caro Saluti Scardo. Vedete questo embrione che nasce dentro il mondo in qualche modo, no? Dicevano i padri della Chiesa, la carne è il cardine della salvezza. Ora, se tu in una porta elimini il cardine, la porta non si tiene più in piedi. Quindi tutta anche quella che è la nostra impalcatura per quanto riguarda poi la vita di fede e poi anche quelli che sono i risvolti di vita quotidiana, hanno a che fare proprio con la carne. Per cui già in questo aspetto, in questo, ecco, in questa brevissima frase che i padri della Chiesa coniavano, vedete c'è questo termine salutis, che chiaramente è inteso lì come salvezza, no? Però pensate a quanto oggi invece la salute cosiddetta intesa da un punto di vista clinico-medico ha sostituito quello che è il termine di salvezza, per esempio, no? Oggi è in realtà, nella stragrande maggioranza della gente, il pensiero di fondo è ottenere la salute. Ma di salvezza, ovviamente, abbiamo perso completamente anche quello che può essere anche, ecco, in qualche modo, la cognizione e le coordinate. Per cui un primo elemento sarebbe fondamentale anche per noi medici imparare a distinguere i due aspetti, no? Tu puoi dare tutta la salute di questo mondo al paziente, ma di fatti non sei mai capace di potergli dare la salvezza. E per capire cos'è salvezza, adesso man mano che andiamo avanti, cerchiamo di capire qual è la differenza tra salute e salvezza, anche, no? E mi piace iniziare proponendovi questo salmo, no? Con questa domanda, il salmo 8, che cos'è mai l'uomo perché te ne curi? Dentro questo salmo c'è questa domanda incredibile che viene posta. Salmo 8 è uno dei più belli, a mio avviso, un po' di tutto il Salterio, no? E questa domanda a un certo punto è pregnante, no? Il salmista dice, che cos'è mai l'uomo perché te ne curi, rivolgendosi a Dio. Guardiamoli insieme, breve. Se
stato calcolato che la nostra Terra, così bella vista dallo spazio, nell'ambito dell'universo equivale esattamente a quella che potrebbe essere la posizione di un granello di sabbia su una spiaggia immensa, no? E pensate a questi miliardi di esseri umani che vivono su questa Terra, che singolarmente possono essere attenzionati da questo Dio. Quindi è chiaro che il salmista, di fronte a questo sterminato universo, no? Che a un certo punto la cosa straordinaria è, se ci avete fatto caso, che lui non dice è stato creato dalle mani, come normalmente si dice, ma dalle dita, come per dire che è qualcosa che tu fai con finezza, con estrema cura, con estrema attenzione, no? Come fai ad aver intessuto tutto questo attorno a noi e a curarti di una creatura così piccola e insignificante? Il termine cura, vedete, un po' in tutta la Bibbia, soprattutto poi nel Nuovo Testamento, ha a che fare con una parola a noi molto vicina, molto cara, è terapeuin, che noi abbiamo trasformato in terapia. In realtà terapeuin è qualcosa che va molto più profondamente, va molto più al di là di quello che è il semplicemente somministrare un farmaco a un paziente. È il prendertene cura mentre glielo dai. Cioè significa che in qualche modo vale sempre quel detto che già Ippocrate diceva, no? Che come fondatore della nostra medicina occidentale dovremmo tenere presente. La prima medicina non è il farmaco che tu stai dando al paziente, la prima medicina sei tu medico che ti stai somministrando al paziente. Per cui questo aspetto penso sia importante, perché se noi cominciamo a guardare il corpo in tutta quella che è la storia della salvezza, che è la storia che viene narrata da questo altro corpo organico che è appunto la Bibbia, no? Molte volte non ci pensiamo, ma tutta la Bibbia è un corpo organico, dove trovi un Primo Testamento, dove trovi il Nuovo Testamento, dove tutto si tiene insieme come in un organismo, no? Dove il cuore è in relazione con il fegato, polmoni, col cervello, con tutto quello che in qualche modo è l'insieme. Ecco, ogni singolo libro di questo, ecco, insieme di libri che è appunto la Bibbia, dovremmo intenderlo proprio come un corpo organico, per cui nel vedere quello che è lo sviluppo di questo corpo nel corso dei secoli, possiamo capire come corpo, anima e spirito, che noi spesso utilizziamo in maniera, ecco, molto superficiale, in realtà hanno delle radici molto profonde, spesso dei significati molto diversi. Ecco, per capire questo, io vi leggo queste parole di Sant'Efrem, che a un certo punto scrive: più gloriosa del corpo è l'anima, più glorioso dell'anima è lo spirito, più misterioso dello spirito è la divinità. Alla fine il nostro corpo rivestirà la bellezza dell'anima, l'anima si rivestirà della bellezza dello spirito. Ecco, queste parole di Sant'Efrem ci dicono che il nostro modo dicotomico di ragionare, spirito da una parte, psiche dall'altra, corpo dall'altra, è superato da chi vive un'esperienza di conoscenza intima di quella che è la natura umana anche, no? Per cui Sant'Efrem, non essendo un medico in ogni caso, né uno psichiatra o uno psicologo, scopriva profondamente che l'umanità è fatta di un... e ovviamente anche quella che è la presenza al femminile, perché qui intendete, se, quando io dico uomo, semplicemente il neutro per indicare l'insieme. Purtroppo la tradizione ci ha regalato questo tipo di neutro al maschile, e lo usiamo così, però è chiaro che quando io parlo di uomo ovviamente lo intendo declinato al maschile e al femminile. Però capite che la centralità del corpo è determinante. Allora lì ci potremmo chiedere perché per secoli, per esempio, il corpo è stato così misfrattato, se vi ricordate, no? È stato così inteso in maniera negativa. Questo è importante che ce lo chiediamo, perché purtroppo spesso, vedete, tutto questo oggi è il frutto di quello che invece viviamo all'opposto, cioè l'idolatria dei corpi, no? Ma spesso il corpo diventa idolatrato nella misura in cui diventa la pelle levigata dell'attore o dell'attrice famosa, o il corpo bello, ecco, lucido e oleato del grande atleta, no? Poi magari quando aprono bocca ti accorgi che dentro e che effettivamente abita poco. Ecco, penso che sia importante tenere presente questo aspetto, perché la nostra fisicità, la nostra organicità è estremamente legata anche a questi componenti che noi decliniamo spesso come anima, ma in realtà hanno, come vedremo, ecco, aspetti diversi. Quindi la prima cosa che noi dovremmo tenere presente è che anche nel nostro modo di parlare ci sono degli errori spesso enormi, no? Noi siamo abituati a dire io ho un corpo. In realtà se la mia è una entità unica, io sono il mio corpo. Pensate, tutti i pensieri o le cose che noi abbiamo messo insieme questa sera, no? Le stiamo potendo mettere insieme perché ci sono delle bocche che articolano la parola,
e delle orecchie che ascoltano. Se non ci fosse questo veicolo, che è appunto quello corporeo, noi non potremmo parlare di niente, non potremmo dire niente. Per cui tutto quello che in qualche modo viene generato dal pensiero e che può essere anche ad avere, che può avere anche radici più profonde, si unisce intimamente a quello che è poi l'aspetto fisico, l'aspetto corporeo. Ma vediamo un po' di capire, un po' in tutta la Bibbia, per esempio, no? Come l'anima è stata declinata. Per esempio, per gli ebrei era la nefesh. La nefesh è esattamente, in questo periodo di Covid, qualcosa che insomma è estremamente vicino, è l'unione intima tra la trachea e i polmoni. Ed è quello che in qualche modo permette all'organismo di vivere, perché è il luogo dove passa l'aria. Per cui tutto ciò che ti permette di respirare in qualche modo ha a che fare con questa ruà iniziale, no? Vi ricordate cosa si racconta nella Genesi? Questa polvere del suolo che viene impastata, poi c'è questa ruà, questo soffio, questo alito divino, e alla fine viene data appunto questa nefesh, che non è il soffio semplicemente di Dio. La nefesh è qualcosa che viene dato dentro l'uomo. In greco questo stesso termine viene tradotto come psyche, la psiche che noi chiamiamo, no? Quella che noi oggi utilizziamo. Il latino lo definisce anima. Però attenti, nella Bibbia è bene sapere che l'anima, al pari dell'uomo, ce l'hanno gli animali, non è esattamente nessuna differenza. Ma cos'è la differenza allora tra l'uomo e l'animale, che noi già possiamo andare a riscontrare nell'Antico Testamento, nel libro dei Proverbi? Vi ricordate quindi anima, gli animali e l'uomo. Cos'è che differenzia l'uomo? A un certo punto Proverbi 20-27 prepara quello che poi sarà molto chiaro nel Nuovo Testamento. Lo spirito dell'uomo è una fiaccola del Signore che scruta tutti i segreti recessi del cuore. L'anima, quindi, non è semplicemente il tutto, ma è quello che permette all'uomo di vivere e di scrutare i recessi del cuore, è questo spirito divino che viene dato di continuo. Per cui lo spirito che va a scrutare i recessi del cuore, oggi noi lo definiamo esattamente la coscienza. Cioè quello che diventa fondamentale è che coscienza ho io pienamente di quello che sto vivendo, no? Che coscienza ho io di quello che è il mio essere? In fondo è quello che già, ecco, si leggeva, ecco, sul Tempio di Apollo, no? Conosci te stesso. Ecco, la coscienza è esattamente questo, questa capacità di conoscersi. Non è semplicemente un'anima che mi fa vivere, è questa capacità di conoscere pienamente quello che sono. E qui arriviamo nel Nuovo Testamento a quello che è il soma pneumaticos, ci dice San Paolo, no? Il corpo spirituale. Quell'aspetto che vi dicevo della carne che a un certo punto viene in qualche modo squalificata, no? Pensate anche San Francesco quante, ecco, punizioni si infliggeva, per esempio, come uomo del suo tempo e come considerava semplicemente il corpo il somaro, cose che per la mentalità dei nostri giorni sono assolutamente inconcepibili, grazie a Dio per fortuna, no? Perché? Perché a un certo punto Paolo, se vi ricordate, afferma una cosa molto semplice: chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? E quasi quasi sembrerebbe che Paolo sia vicino a quella che è la mentalità greca, no? Dove anima e corpo sono profondamente divise, e se vi ricordate, l'anima è prigioniera del corpo. Tant'è vero che c'è uno scritto di Aristotele terribile in cui parla di una pena che i tirreni infliggevano, che era quello di legare a un cadavere un corpo vivente come pena di morte, no? Ecco, e a un certo punto Aristotele dice: per l'anima dell'uomo è un po' la stessa cosa la vita nel corpo, no? Cioè, finché non si libera, non può esprimere pienamente se stessa. Quindi la concezione greca era questa, totalmente diversa rispetto a quella che era la concezione invece semitica della Bibbia, che è quella che noi, come fede, in qualche modo ci viene tramandata, che ci parla di un'unità intima e inscindibile, anche in quella che sarà poi la vita eterna. Ecco, questo errore che viene fatto nell'interpretazione, in cui questa sarx, che è la carne del peccato, cioè significa quando in qualche modo il male si insinua nella mia carne, ha portato a svalutare così grandemente quello che è l'aspetto della fisicità e del corpo, da una parte. Però se ci pensate dall'altra, in tutta quella che è la storia della Chiesa, tutte le opere di carità che sono sempre state fatte per alleviare quella che era la sofferenza umana, no? Pensate a quanti ospedali prendono il nome di Incurabili, Fate Bene Fratelli, tutta una serie di opere che sono state fatte
quando non c'era il sistema sanitario nazionale che garantiva appunto l'assistenza, che erano opere che nascevano proprio da questa donazione. Capite che questo aspetto è molto importante perché ci porta a superare quella che è la visione greca che diceva soma sema, cioè il corpo è la tomba dell'anima. Per il cristiano non è così. Eppure se voi parlate anche con tanti bravi cristiani, vi diranno che quella che nel giorno della risurrezione sarà, avrà appunto la risurrezione, l'anima, non è il corpo, no? Ecco, questo ci fa capire come anche la cultura del corpo è molto distante, come cristiani, dall'essere intesa, no? Per cui capite che anche questa fervorosa religiosità popolare che noi viviamo al meridione, per esempio, com'è che produce poi donazioni così basse? Ce lo dovremmo chiedere, per esempio, no? E potrebbe essere interessante coinvolgere i pastori della nostra Chiesa su questo aspetto, che non è secondario, è fondamentale. Perché? Perché i pastori sono quelli che si occupano della cura della coscienza dei propri fedeli. E quindi capite che anche lì c'è un ambito di lavoro incredibile, enorme, che noi medici dovremmo fare. E dovremmo farlo da medici, però. Ecco, nel senso che dovremmo avere la forza, il coraggio e soprattutto la competenza, come stiamo facendo questa sera, di affrontare questo aspetto in maniera molto chiara, non come se fosse qualcosa di avulso dallo spirituale. Perché la nostra fede ci dice che tutto ciò che è realmente spirituale è profondamente materiale, perché se così non fosse, non staremmo a vivere, a celebrare un periodo in cui andremo a celebrare che cosa? Un Dio che si fa carne. Quindi, altro che carne, cardine della salvezza. Abbiamo spiritualizzato tutto, il corpo non è più quell'elemento centrale nella dinamica della salvezza. Il prologo di Giovanni non esiste più, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Abitare non è semplicemente stare lì, è camminare con te. Cioè significa che è condividere pienamente la fisicità con un corpo. Allora capite che curare il corpo dovrebbe essere chiaro per noi come medici questo, no? Soprattutto come medici cattolici. Perché se io dal corpo arrivo alla persona, cioè a questa unione intima tra anima, corpo e spirito, quindi capite che sono tre gli elementi che dobbiamo tenere presenti, curare il corpo quindi non significa mai curare solo un ammasso complesso di cellule. E anche qui, purtroppo, l'andamento che noi stiamo vivendo a livello medico è quello realmente di avere un po' meccanizzato troppo la cura del paziente, di averlo parcellizzato in infiniti aspetti. Il paziente spesso è sballottato da uno specialista all'altro, ma non ha più i termini concreti di quello che può essere l'unificare tutti questi aspetti. E qui ritorna quello che è anche il medico di famiglia, no? Cosiddetto, che è bella anche come definizione poi alla fine, uno di famiglia, no? Perché è fondamentale che ci sia qualcuno che tecnicamente ti aiuti a capire anche il complesso di quello che può essere un iter diagnostico, per esempio. Perché spesso lo specialista questo non lo fa più, anzi, tutt'altro. O non sapete che il vostro corpo, dice a un certo punto San Paolo nella prima ai Corinzi, è tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi. Stupendo, no? Cioè significa che questo corpo non è un contenitore, ma è semplicemente l'espressione, quindi, di questo spirito che viene donato e che può permettere a questa carne di essere trasfigurata. Allora, se dalla nascita di Cristo, no, passiamo a quella che è poi la sua morte, resurrezione, ci rendiamo conto di qual è il significato di tutto questo, no? È un corpo che noi non riusciamo ovviamente né ad immaginare né a poter decifrare, è chiaro. E ci rendiamo conto da quelle che per esempio sono le testimonianze non solo del Vangelo, ma soprattutto degli Atti degli Apostoli, che è un corpo che non è caratteristico, che non è come quello che aveva prima di morire Cristo, no? Però è lo stesso corpo con il quale entrano in relazione gli apostoli, i discepoli. Allora questo ci fa comprendere che la carne che noi abbiamo non è semplicemente destinata come è destinata di fatti ad essere polvere, ma che tutto questo ha una trasfigurazione ulteriore che è quella che noi vivremo il giorno della risurrezione. Capite che quello che ci dona la fede è esattamente questa certezza, che quello che viene seminato corruttibile nascerà incorruttibile. Il come chiaramente non è possibile decifrarlo. Però quello che è certo è che tutto questo dà una dignità enorme al nostro corpo, alla nostra fisicità. E noi medici prendiamo cura di questo corpo. Ma non ci possiamo scordare di quella che è l'unicità di un essere vivente che ti viene lì davanti con il suo problema di salute, no? Per cui, terapeuin
ritorna ad avere quel significato pieno del prendersi cura, del toccare, della fisicità. L'elemento determinante che noi capiamo, in cui capiamo tutto questo, è esattamente quello che Cristo fa sulle strade di Palestina quando è incarnato e quando vive la sua vita pubblica. Se noi prendiamo un Vangelo qualsiasi, vediamo quello di Marco, per esempio, no? E si fa un lavoro statistico e si va a verificare quanti versetti dei 600 e passa interessano, ad esempio, miracoli o cure delle persone che lui incontrava, arriviamo addirittura al 48%. Significa che nel Vangelo di Marco, negli altri Vangeli, la metà di quella che è l'attività di Gesù è legata al corpo della gente che lui incontra, storpi, ciechi, zoppi, malati. Capite che tutto questo ci mette nell'ordine di idee e dà una dignità enorme a quello che noi facciamo. Il camice che noi indossiamo quando entriamo in ambulatorio non è meno sacro di quello che si indossa durante una celebrazione liturgica. Perché lì hai la carne vivente di Cristo che ti sta venendo lì. E non è meno sacra dell'Eucaristia che è sull'altare. Anzi, quell'Eucaristia è reale ed è vera se in quella carne io la ritrovo. Allora capite che anche statisticamente questo avviene. Ecco perché si parla di Gesù come medico, noi diciamo delle anime, ma in realtà è medico dello spirito e del corpo. Perché è lo spirito che poi dona a Gesù. Perché l'anima, abbiamo imparato a capire, è una cosa diversa rispetto a quello che è l'entità complessa, no? E quindi, detto questo, mi faccio una domanda. Ma in tutto questo noi medici siamo campioni di ascolto? Perché vedete, se come medici cattolici non ci nutriamo di quello che è l'ascolto della parola, per comprendere fino in fondo come Gesù ha vissuto i gesti nei confronti della sofferenza, noi possiamo avere tutta la cultura medica di questo mondo, che è giusta ed è importantissima avere, perché la prima logica è essere formati tecnicamente e professionalmente al meglio. Ma se io sono animato dalla più grande scienza medica, ma umanamente rimango una capra, senza offendere le capre, voi capite che la mia scienza non serve a niente. Perché non sto incontrando l'uomo che ho davanti a me, ma la mia arroganza professionale da scaricare su quel povero malcapitato. Vi dico semplicemente questa esperienza che mi è capitata proprio settimana scorsa. Paziente diabetico da 25 anni, si presenta da me con un solito fascio di diagnosi, di esami, che ci vuole già un quarto d'ora, 20 minuti solo per dipanarli e scoprire che la maggior parte sono doppioni o tripli esami che servono a ben poco, perché poi ognuno di noi ha l'abitudine di far rifare, no? Per cui fondamentalmente non ti fidi di quello che ha fatto fare un altro. E arriva dopo l'anamnesi il famoso, la fatidica frase: prego, si spogli, si prepari per la visita. Mi guarda e dice: mi deve visitare. E così, perché, scusi? Dice: ma che c'entra che mi deve visitare? Testuali parole: che c'entra che mi deve visitare? Dico: scusi, ma lei in 25 anni di malattia diabetica non è stato mai visitato? No. Dice: massimo pesato e basta. Allora mi chiede ancora: ma mi devo togliere tutto? Allora dico: guardi, deve restare in mutande. Mi guarda, dice: ma è proprio necessario? Allora guardi, dico: se lei pensa che non sia necessario, si può chiudere qui il nostro colloquio e la nostra visita. Si è spogliato e l'ho visitato, ma me ne sono tornato a casa dicendo: ma come può un uomo che soffre da 25 anni di diabete non avere avuto mai il dito addosso di una persona per visitarlo? Capite cosa significa oggi avere reso la nostra medicina così tecnologica? Ci siamo scordati del corpo, del soma che abbiamo davanti, no? E di quell'aspetto fondamentale che poi penso sia determinante. Ora capisco, questo può essere semplicemente un caso, che per carità, in quasi 30 anni di esercizio professionale è la prima volta che mi capita e spero sia l'ultima, giusto? Però capite che se è capitato è un fatto importante, un fatto serio, non è secondario. Bene, guardiamoci questo video tratto da Il medico di campagna. Sono venuto perché mi fa male la testa. Il dolore è cominciato 2 settimane fa, non ricordo più come. Così, di punto in bianco. Ma mi ricordo che la sera prima avevo... E questi dolori durano tutto il giorno? Per lo più la mattina. Al risveglio? È vero che quando mi alzo ho mal di testa, ma... Quindi al risveglio soprattutto? Sì.
E i dolori sono da una sola parte? Davanti? Dietro? Questo dipende. Da cosa? In generale sono davanti, ma ecco... Davanti, dunque? Sì. Soprattutto davanti? Sì. Molto bene. Ora facciamo una visita. Non si accorge che insieme alle domande dà anche le risposte. Nicola, non ti sei sentito condizionato? Che cosa volevi dire alla dottoressa quando ti ha interrotto la prima volta? Perché tu hai detto, i dolori sono cominciati 2 settimane fa. Non ricordo più come, ma mi ricordo che la sera prima avevo... Beh, avevo cominciato la nuova cura per il diabete. Bene. Vieni, ti visito. Lo sapeva che un medico interrompe il paziente in media ogni 22 secondi? Il segreto è lasciarli parlare. Il 90% delle diagnosi gliele dà lo stesso paziente. Sì. La parola. Le parole e la parola si tengono strettamente, ecco perché capite che l'esercizio di ascolto è determinante, soprattutto per chi fa un lavoro così delicato, perché ecco, noi andiamo veramente a toccare i tasti più intimi di quello che è un po' la persona che è davanti, anche, e soprattutto anche spesso delle famiglie con cui questa persona vive. Vi leggo questa piccola poesia e così ci avviamo subito a concludere, che è Il corpo di Davide Maria Turoldo. Questo chiaramente proprio per comprendere tutta la fisicità che il Natale ci regala. No? Ricordiamoci sempre che, caro saluti scardo, c'è la carne, il cardine della salvezza. Il corpo, scialuppa che ti salva sull'oceano del nulla. Cristo, corpo di Dio, coscienza della terra, figlio della bellissima, nostro ultimo esistere. Nostro corpo, cattedrale dell'amore e di sensi, divine tastiere. Questo anche per riuscire a riportare un po' questo aspetto determinante, no? Questo corpo così fragile che stiamo riscoprendo ulteriormente in queste settimane, in questi mesi di pandemia, ancora più fragile di quello che potevamo immaginare anche, no? Diventa fondamentale come scialuppa di salvezza, no? Questa scialuppa che ti salva sull'oceano del nulla, è straordinaria come definizione. E poi c'è un altro aspetto che ci regala Tagore. Tagore è un poeta indiano che è molto in qualche modo interessato al cristianesimo e spesso anche si interessa anche a quello che può essere anche la figura di Cristo. Lui scrive, mi hai fatto senza fine, questa è la tua volontà. Questo fragile vaso continuamente tu vuoti, continuamente lo riempi di vita sempre nuova. Questo piccolo flauto di canna hai portato per valli e colline, attraverso esso hai soffiato melodie eternamente nuove. Quando mi sfiorano le tue mani immortali, questo piccolo cuore si perde in una gioia senza confini e canta melodie ineffabili. Su queste piccole mani scendono i tuoi doni infiniti. Passano le età e tu continui a versare e ancora c'è spazio da riempire. E questo spazio da riempire è dentro ciascuno di noi. E mi auguro che veramente il Natale che arriva possa diventare per ciascuno di noi la coscienza di questo spazio che ha bisogno di essere riempito continuamente, no? E spesso svuotato di tutte quelle cose inutili che spesso ecco, riempiono anche quello che può essere anche il nostro intimo, impedendo anche a quella che può essere una brezza più fresca di entrare, no? Ecco, penso sia importante riuscire a comprendere questa necessità di svuotamento e di riempimento continuo per poter rinascere anche in questa ecco, melodia ineffabile, in questo canto ineffabile. Ecco, noi medici possiamo realmente suonare una melodia ineffabile in quella che è la nostra relazione con la persona che abbiamo davanti, no? Con quella persona che ci sta portando poi il suo bene più prezioso, che è salute, ma che io devo trasformare in occasione di salvezza, non perché io ho la possibilità di regalargli la vita eterna, ma per avere coscienza di tutto questo, io devo essere pienamente consapevole che il mio lavoro, per quanto possa alleviare la sofferenza dell'altro e possa allontanare la fine dell'altro come la mia, non sarà mai destinata a poter regalare all'altro la salvezza. E la salvezza è semplicemente riuscire a vivere una vita che, nonostante vada incontro alla morte, può essere piena di senso, perché la morte non è l'ultima parola, ma soltanto la penultima.
Ecco, noi medici, soprattutto medici cattolici, dovremmo avere questa piena consapevolezza. La morte è un traguardo inevitabile, nessun medico è capace di evitarla, tranne chi è convinto di poterlo fare, che purtroppo c'è anche questo. Però ecco, capite bene che di fatti, pur avendo questo traguardo davanti, è questo che invece ci può regalare pienamente il senso della nostra umanità e soprattutto il senso di uno spazio che può diventare sempre più pieno di valori più importanti. Io vi ringrazio per l'ascolto e spero di non essermi dilungato troppo. Grazie a voi. Grazie Michele, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Stavo riflettendo. Grazie Michele, ci emoziona sempre. Grazie Giuseppe. Ma io pensavo quando parlavi tu, Michele, a questo concetto, sempre di più per ora il ruolo del medico deve essere anche quello che hai detto tu. Perché viviamo in un periodo, il periodo della pandemia, dove il paziente è solo, non si può entrare, il parente non può entrare, deve entrare soltanto l'ammalato, deve fare il tampone, è chiuso in se stesso. E per cui non c'è neanche l'apporto del volontariato. Per esempio noi a Bucchieri abbiamo una serie di signore dell'ACOS, dell'AVUS che girano e che danno aiuto, le suore, non possono neanche entrare per la paura della pandemia. Bene, allora a questo punto io penso che l'infermiere e il medico sono proprio l'unica salvezza, l'unica fonte, a parte il discorso professionale. Certo, l'operatore sanitario però anche lui è stressato, perché teniamoci conto che è fatto anche di carne, ha i suoi limiti. Però è pur vero che mai come in questo periodo, diciamo, tutte questi supporti vengono meno, e lui si carica anche di questo ruolo che deve essere sempre di lui, per carità, ma in questo periodo mai come mai. Vedete, vi faccio due esempi, proprio vedendo, noi abbiamo le stanze di allattamento, le stanze delle mamme, in genere loro fanno a gara per prendersi la stanza per i fatti loro, per essere, diciamo, mai come mai queste mamme ora vogliono stare tutte assieme, cioè le stanze private, le stanze, perché è solitudine, invece loro in questa maniera stanno assieme e si aiutano. Mai come in questo periodo cerco di essere connesse già di loro con i social eccetera, proprio perché hanno bisogno di contatto. Quindi effettivamente il ruolo del medico per ora è molto più carico rispetto a prima. Forse, come dici tu, si scopre ancora di più l'essenza. Io non so se il medico di Campania, come potresti dire, il medico della prossimità, una frase di oggi come potremmo dire, il medico di oggi com'è? È professionista, sì, però mi piacerebbe un aggettivo che lo connota meglio, diciamo. Forse il medico della prossimità, non lo so. Ah, guarda, io penso che alla luce proprio di questo aspetto, il termine che ci può aiutare realmente ad addentrare pienamente anche in questo aspetto così pieno, no? Riflettevo su questo dato proprio pensando a quello che ci ha regalato anche la medicina del passato. Pensate, il medico nel 600 quali strumenti avesse, per esempio, per curare il paziente, no? Famose sanguisughe, i lassativi, non aveva granché per curarlo. Però riusciva in ogni caso ad elaborare un sistema che era di accompagnamento spesso ai pazienti, no? Moltissimi ospedali, tu vieni, io ti curerò, se non potrò curarti, ti attenzionerò, se non potrò attenzionarti, io ti accompagnerò fino alla fine. Questo si veniva scritto in molti ospedali, per esempio, no? Per dire che la relazione era determinante. E spesso si andava in ospedale perché lì trovavi quel vitto che non potevi avere a casa, per esempio, perché tant'è vero che l'ospedale era domus hospitalis, la casa che in qualche modo mi ospitava in una maniera degna, anche, no? Molto di più di quello che potevo fare a casa. E quindi penso che realmente il termine è ritornare umani. Il vero problema è che noi oggi ci siamo disumanizzati. La vera realtà è quella, è un problema di umanizzazione. Ecco perché non ne farei semplicemente un problema confessionale. Poi per chi è cristiano certamente c'è un'arma in più che non è indifferente, che può essere realmente questa, ecco, tutta quella che è l'incarnazione, la storia della salvezza e la fede che in qualche modo ci regala molti più strumenti, no? Ma vi posso garantire che ho trovato colleghi che si definiscono atei, con cui mi sono trovato non solo a lavorare benissimo, ma che mi hanno insegnato tanto in termini di umanità. Per dire che l'umanità è qualcosa che ci portiamo dentro e che in qualche modo viene regalata a tutti. Un po' è come
Vedete, quello che noi troviamo nel Coelet, quella famosa scintilla di eterno, no? La definisce Coelet, è qualcosa che abbiamo tutti, fede o non fede. Il creatore ce la mette dentro in tutti. È questo che è determinante. Il problema è quando noi perdiamo di vista esattamente la nostra umanità. Se ci pensate, umanità viene da umando, che è quella capacità di seppellire i morti. Sapete il medico come veniva chiamato nel 600 anche? Nuncius mortis. Colui che aveva cuore e capacità di saper annunciare la morte quando arriva. Noi oggi siamo caduti nell'accanimento terapeutico. Ci accontentiamo di tormentare un paziente per non ammettere il nostro limite. Capite a che punto siamo? Siamo a questo. Michele, posso fare una riflessione che mi... Come no? Da quello che hai detto. Perché tu hai detto che il corpo non è altro che il tempio che poi accoglie l'anima. E noi curiamo il tempio, quindi ci possiamo considerare operai di Dio come una professione divina. Mi ha fatto questa considerazione. Assolutamente sì. Per cui la nostra è una missione vera. Quella, assolutamente sì. Sì, ma molte volte noi cadiamo nel paternalismo e ci sentiamo, ci mettiamo sul piedistallo, ci mettiamo sul... ci sentiamo quasi superiori al paziente, che dobbiamo inchinarci per renderlo. Invece noi dobbiamo sempre pensare che davanti abbiamo una persona umana e noi siamo persone, quindi ci deve essere una parità tra il medico che ha un ruolo e il paziente che ha l'altro ruolo, ma entrambi sono dallo stesso livello. Io ho davanti una persona umana con tutti i suoi limiti, ma anche tutte le sue ricchezze. E io sono una persona umana con tutti i miei limiti e con qualche ricchezza dovuta allo studio che ho fatto, alla fortuna che ho avuto io nell'intraprendere questi studi e anche questa professione. Ma noi dobbiamo servire le persone, non dobbiamo essere serviti dalle persone. Ecco che il giovane medico che ha davanti il paziente molte volte non si sente di ricevere il denaro per la sua professione. Tutti abbiamo passato questo periodo e chi è che ancora riesce ad avere quegli ideali che l'hanno spinto a fare il medico? E allora si sente sempre un servitore rispetto agli altri. Ecco, quindi curare, aver cura delle persone, così come molte volte quando c'è questo rapporto di parità, noi riceviamo molto dal nostro paziente. E quindi non diamo, ma molte volte riceviamo. Io ho seguito molti pazienti in fase terminale, perché ho seguito molti tumori polmonari e non. E questi pazienti poi sono, quando sono morti, sono rimasti dentro di me. Io mi sono arricchito da questa esperienza che ho fatto con questi uomini alla fine della loro vita terrena. E ho ricevuto molto, una ricchezza che tengo e che devo anche ridare agli altri pazienti che vedo. Ecco, essere al pari, su ruoli diversi, ma il nostro ruolo è estremamente delicato, perché andiamo a toccare la psiche, l'anima, il corpo delle persone. Posso? Prego Maurizio. Posso? Sì. Allora, io faccio fatica a non parlare, nel senso che veramente dico grazie al professore Bellinghieri, a Michele, di tutto quello che ci avete detto. Io sono in pensione, non sono più medico attivo, da quando mi hanno impiantato due protesi alle anche, non sono più stato in grado di fare ancora il medico. Però quello che abbiamo ascoltato questa sera veramente ci fa onore a tutti, e soprattutto a chi ha parlato.
c'era qualcosa in comune tra quello che diceva il professore Berlinghieri e quello che ha detto Michele. Il professore diceva il donatore deve essere ben motivato e Michele invece ci ha parlato subito della cultura del dono, cioè come se corpo e anima, diciamo, che si mettessero insieme. A me ha colpito moltissimo quando Michele tu parlavi del Salmo 8. Era un salmo molto caro a Don Giussani, non so se tu l'hai mai conosciuto. Hai conosciuto Don Giussani forse. Okay. Anche quando tu parli della carne, che è il cardine, quello che ci salva, no? E oggi con il problema del Covid, come se il paziente non si può più toccare, non si può più vedere. Io mi ricordo il mio anno di laurea 84, la prima cosa che ci hanno spiegato è quando vedi un paziente, guardalo negli occhi, fallo parlare, come diceva il filmato, già quando tu ascolti il paziente, già capisci quello che probabilmente ha, la sua diagnosi, eccetera. Ma soprattutto non dimenticare quattro passaggi importantissimi, oltre a guardarlo negli occhi. Ispezione, palpazione, percussione, ascoltazione. Cioè, oggi sembrerebbe un sogno perché, come tu hai detto, spogliati, cioè ispezionare. Cioè per dire che io vi dico grazie a tutte e due e per me è anche un regalo di Buon Natale quello che voi avete detto stasera. Perché veramente ascoltandovi il corpo veramente diventa il tempio dello spirito. Cioè un medico secondo me è quello che veramente sa parlare della vita, del dolore, sa curare quando è possibile, ma soprattutto sa parlare anche della morte. La morte non è un tabù. Io ricordo alcune volte anch'io ho accompagnato molti pazienti nell'ultimo momento. Facevo il rianimatore, quindi avevo esperienze nella terapia del dolore, le cure palliative, eccetera. Molte volte, quando si parlava degli ultimi momenti era come un tabù. No, per favore, non ci dicesse niente, non ci facesse capire niente, non chiamasse un parino, eccetera. Ma se non parliamo del significato della morte, di cosa dobbiamo parlare? Possiamo curare il paziente, fare sì che campi anche un altro anno, anche bene, senza dolore, ma se alla fine poi tu non accompagni il paziente nell'ultimo grido, se tu non accompagni il paziente a far sì che lui arda di desiderio di vedere quello che c'è dopo, ma se tu non parli di questo, di che cosa devi parlare? Del farmaco salvavita che non esiste? Quindi il mistero della morte fa parte della vita e il medico forse è la persona quanto il prete, forse anche più del prete, a accompagnare nell'ultimo respiro della vita. Grazie Maurizio. Maurizio, grazie anche da parte mia. Sì, penso che anche questo, un po' le cose che state dicendo, Giuseppe, Maurizio, penso siano importanti che teniamo presente veramente questo aspetto, no? La morte è realmente il passaggio finale di questo confine per ciascuno di noi, no? Però se guardiamo tutta l'esperienza di Cristo, la morte non è stato semplicemente nel momento in cui lui spira su quella croce. La morte di Cristo è stato tutti i passaggi che lui ha vissuto nella vita in funzione di quel momento. Ecco, vorrei che noi come medici avessimo chiaro che noi non moriamo perché ci ammaliamo, ma ci ammaliamo perché moriamo. Cioè è il contrario, scusate. Per cui la cosa che diventa essenziale è prendere esattamente coscienza di questa nostra natura mortale anche, no? Perché altrimenti capite che il cuore della nostra fede, che è appunto la risurrezione, cosa l'abbiamo fatto diventare, no? L'unzione degli infermi, quando si somministra, quando il paziente ormai è in coma e non capisce più niente. Eppure è un sacramento che viene dato proprio per affrontare il combattimento finale. Capite? Ma questo da cosa dipende? Dal fatto che noi ci siamo totalmente sganciati da quella che è la buona notizia, cioè che mi dice esattamente questo.
La nostra fede non sono tutti i riti che abbiamo messo in piedi. La nostra fede è la certezza che questa vita non è finita con la morte. Questa è la fede che dovremmo riportare. Se c'è questa anima in quello che io faccio come terapia, la mia terapia è di più della somministrazione di un farmaco. È il farmi carico dell'altro. E qui vengo a quello che diceva anche Raffaele, no? Quello che è il nostro grande limite. Ecco, io oggi sono convinto che noi medici andiamo più in burnout proprio perché cerchiamo di difenderci dal paziente. Perché il vero problema che noi abbiamo è l'elaborazione per noi del vissuto di morte. È quello il problema che abbiamo. Ecco perché non permettiamo al paziente di tirare fuori il suo vissuto, la sua angoscia di morte. Perché la amplifica dentro di noi, se non ho modo di trovare spazio e tempo per svuotarmi e riempirmi di una notizia diversa. Capite perché è fondamentale ritornare ad ascoltare? Perché altrimenti noi non possiamo farcela con le forze umane. È inevitabile, non ce la possiamo fare, né possiamo farcela da soli. Ecco perché momenti come questi sono preziosi, sono importanti. Perché ti fanno comprendere che i tuoi dubbi, le tue ansie, le tue angosce sono quelle di tutti gli altri e insieme possiamo fare un lavoro diverso anche, no? Ecco, penso come medici cattolici, voi siete tutti presidenti delle sezioni, no? Ma pensate, veramente c'è un lavoro enorme da poter fare per poter incidere su questo aspetto che è determinante, che è l'umanizzazione, un'altra volta, della relazione medico-paziente, che è fondamentale. Ma non per un fatto confessionale, ripeto, ma proprio perché l'umanità è la radice che Cristo ci regala. Poi il resto è conseguenza di questa umanità. Non si può essere santi se non sei umani. Prima c'è l'umanità. La santità arriva come dono di grazia di uno spirito che ti riempie. Ma l'umanità è qualcosa che viene regalata a tutti ed è su questo che noi dobbiamo lavorare. Questo è il compito che ci stai dando, che dici? Ci mettiamo questa cosa. Almeno quantomeno lo potenziamo, lo coltiviamo, c'è tutto da fare. Che facciamo? Ci avviciniamo ora a Natale, al Santo Natale, dobbiamo sentirci prima, che volete fare? Dite voi. WhatsApp, un messaggio, questa bella compagnia non può finire, anzi. Questo di questa sera è già un ottimo buon Natale che ci avete regalato. È un ottimo buon Natale. È un ottimo buon Natale, vero Maurizio? Sì. Noi a Palermo faremo una messa per i soci, proprio dedicata, in cattedrale, col distanziamento, giorno 19. Se vi trovate a Palermo sarete benvenuti. Insomma. Certamente non faremo altro, è chiaro. Perché... Beh, per ora che vuoi fare. È normale. È normale, però la messa si deve fare, insomma, fino a quando non ci danno questa opportunità. Insomma. E io direi che sicuramente prima di Natale ci dobbiamo rivedere. Esatto, ci scambiamo gli auguri, certo. Dobbiamo fare gli auguri e dobbiamo anche riflettere sul vero senso del Natale. E finalmente questo Covid a livello di società laica incomincia a individuare bene che cos'è il Natale. Stai a casa, stai con i tuoi affetti. Ma io penso che molti rifletteranno sul senso del Natale, che non è così come è stato un po' degenerato il concetto recentemente. Siamo d'accordo, io sono d'accordo, Giuseppe. Anch'io. Ecco, potremmo anche rivederci qualche giorno prima del Natale, così anche brevemente per scambiarci gli auguri. Sì, ci scambiamo gli auguri, dai, cerchiamo di rilanciarci. Un breve incontro, però molto significativo. Va bene, ma significativo. Va bene. È sempre richiesto il nostro presidente. Vabbè, organizziamo pure questo breve incontro. Michele, aiutami tu. Gigante buono, come ti devo chiamare? Non lo so. La pubblicità. La pubblicità lo faremo sicuramente, d'accordo. Vabbè. C'è un giorno che preferite oppure vabbè, vediamo qualche giorno prima. Dai, sì. Cioè, il giorno prima, sì. Va bene. Ok. Va bene, va bene.
Va bene. Allora ci salutiamo. Così. Grazie ancora a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi. Un abbraccio, un abbraccio. Grazie. Ciao a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Bravo.